L'anteprima tutta abruzzese per il nuovo film del regista frentano Pierluigi Di Lallo, Troppa famiglia, è stato girato a Rapino, in provincia di Chieti, durante il lockdown e racconta la storia di una famiglia allargata che, dopo un inizio apparentemente sereno, porterà a galla le ipocrisie e il cinismo della generazione dei quarantenni, che in questo caso puntano all'eredità dei genitori. Un cast d'eccezione per l'ultima fatica di Di Lallo. Oltre alla ex Miss Italia Daniela Giordano nel ruolo di Felicetta, la nonna, in scena anche Ricky Memphis, Rocío Muñez Morales, Riccardo Graziosi, Antonello Fassari, la lucana Claudia Potenza, Alessandro Tiberi, Katie Folletti e Pietro Santercole. Un film made in Abruzzo che ha messo anche in luce tanti posti abruzzesi, dalla costa dei Trabocchi fino alle zone interne. Quanto hai creduto in questo film? Beh, abbiamo, perché lei è anche sceneggiatrice insieme a Riccardo, abbiamo proprio ponderato il racconto su questo piccolo paese e volevamo toccare un cinismo che c'è nelle famiglie, vuol dire che ci giriamo intorno. In una chiave, non dico proprio commedia, però con una grande leggerezza, ma a toccare un punto fondamentale. E non so se ci siamo riusciti, il pubblico ci ha applaudito, quindi sì, spero di sì. Quanto è stato difficile girare in epoca di pandemia? Allora, è stata sicuramente un'impresa molto molto complessa, complessa per le condizioni in cui lavoravamo, per la tenuta psichica, anche perché quello era un periodo in cui il Covid faceva veramente terrore. Un'esperienza difficile anche perché ha recitato in dialetto abruzzese. Sì, mi sono veramente avventurata. Io devo dire che ho questa grande passione per i dialetti, per le lingue. Mi piace la musica, sono una cantante. E devo dire che quando ho pensato che Felicetta era un po' così, doveva avere un po' di accento abruzzese. Terzo film con Pierluigi Di Lallo, nuova esperienza in Abruzzo, questa volta che cosa hai scoperto di nuovo dell'Abruzzo? Ho scoperto un paesino dove abbiamo girato, che è paesino piccolino, che è Rapino, fa anche rima, e quindi piano piano scopri tutti questi piccoli paesi, questi borghi, queste realtà, dove che cosa c'è di in comune, no? C'è questa, diciamo, questa un modo di pensare, no? L'Abruzzo chiuso, le montagne, quindi, perché ovviamente prima le strade per arrivare era difficile, quindi i montanari abruzzesi, che in realtà però nel momento in cui si fidano ti aprono le porte. Cos'è successo a Rapino? Cosa ti è rimasto dentro dell'Abruzzo? L'Abruzzo, guarda, te lo dico subito, è l'odore della montagna e il profumo del mare.